mi spacco il boss finale di Zelda. Allora. Perdonami, non riesco più a contenere Ganon. C'era una mezza specie di boss prima. Direttamente Ganon, non ricordavo un boss prima. E vabbè. Sculacciamo Ganon. Solo questi, una bella sculacciata. Mezza energia gli ha tolto. Va bene. Ciao.
cosa devo colpire? Ma che gli devo fare? Oh yeah. Però pure un po' che non ci giocavo, stavano a prendere un po' di mano i comandi. Dove sta andando? Guarda.
sono. Gan. Gan. Generato in un lontano passato. Incarnazione di odio e rancore che torna in vita dopo ogni disfatta. Lasciare questo mondo. Ora è un agglomerato di pura ferocia. Se non lo fermiamo, la tragedia sarà ancora più funesta di quella di 100 anni fa. Ecco l'arco della luce. Un'arma capace di disperdere il male. Lo affido a te. Non so se sei riuscito a recuperare tutti i tuoi ricordi e tutta la tua forza. Ma io ho fiducia in te e nel tuo coraggio. Beh, prendiamo sto arco. Ricevuto da Zelda prima dello scontro finale con Ganon, questo arco raccoglie la luce e la concentra in frecce da scagliare contro la calamità. Usa 100 frecce di luce, no, 100 di danno. Frecce di luce immagino illimitate. OP. E vabbè, oh, tiriamo ste frecce. Dove brilla. Ok. Buona fortuna. Good luck and fun. È la tua occasione. Posso resistere a lungo. Ma ha buttato giù il cavallo, stiamo scherzando? Cioè il cavallo mi ha buttato. Queste frecce non hanno... frecce non hanno la fisica. Non ce la faccio più. Dai, sto pronto. Adesso, Link! Ganon si sta indebolendo! Non lo so. Questo è brutto. Via, 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 via. Oh, il cavallo, dai!
Ma che fa? Mi butta. Corri. Cerca di colpire dove brilla. Ma dai. Funziona, in difficoltà. Ah sì. Dai, fai apparire altri due sbrillottini. Tengo a bada il suo rancore. Dai. Tienilo a bada. Dobbiamo passare sotto. Ancora un po'. Dove? Dove? Va di là. Guarda la sua testa. Dove sta quel maledettissimo cavallo? Dove sta? Vieni qua. Quello è il centro della sua essenza. Link, è tutto nelle tue mani. Dai. Questo cavallo la smette di buttarmi per terra. Magari sì. Se la può fare. Sfrutta i suoi movimenti. No, aveva aperto un mezzo occhio, non ci sta più. Eccolo. Cioè, apre quell'occhio per pochissimo. Oh, infatti stavo a pensare. Ma è indispensabile questo sopra sto cavallo. Dov'è? Boom. Colpo di grazia.
E finisce così. Ciao, Gun. Wow, che giocone. Ma chissà se il gioco continua dopo. Sicuramente no, me lo sento. Ti ho osservato tutto questo tempo. Il tuo destino, la tua sofferenza, le tue battaglie. Per questo ho sempre saputo che un giorno saresti riuscito a sconfiggere la calamità Ganon. Oddio, anche facile, cioè non è stato per niente difficile, Ganon. Grazie. Eroe di Hyrule. Ti ricordi? Ti ricordi di me? 100 anni se li porta bene, però, la principessa. È finita così l'avventura. Ma sono curioso di vedere se mi riparte al salvataggio. Se riparte al salvataggio è una fregatura. Vorrebbe essere solo open world dove uno può continuare a fare le missioni incompiute senza il problema di Ganon. Però forse essendo che tutti praticamente... Molte cose si reggono su Ganon vivo, quindi poi perderebbe un po' di senso il mondo senza Ganon, alcuni nemici, molte cose non potrebbero esistere, quindi quasi sicuramente non ci sarà open world senza Ganon. Però devo dire, è stato un gioco veramente figo. Uno dei giochi più belli a cui abbiamo giocato, se non forse proprio il più bello, devo dire, cioè proprio ben fatto, pieno di segreti, un mondo pazzesco, poi fatto con la Switch che comunque a potenza non è chissà cosa, a parte qualche laghettino andava proprio bene, quindi veramente un giocone. Oggi andiamo al villaggio degli Zora. Devo Perché andiamo capire a fare? perché il colosso sacro Varuta si è fermato e ricontrollare l'acqua del bacino. Inoltre, il padre di Mipha vorrebbe incontrarci e farci alcune domande su di lei. La calamità non è più una minaccia, ma ci ha lasciato molto da fare. E tanti ricordi amari che non svaniranno. Però credo che le genti di questo paese sapranno costruire una Hyrule ancora più bella. Quindi anche io voglio dare il mio contributo. E dai, Dai, andiamo. andiamo. Ho smesso di nuovo di sentire la voce della spada. Forse, dopo un assedio durato 100 anni, il mio potere è appassito. Però, per me, va bene così. Se ne sono solo andati. Non si sono neanche sfiorati. Che fregatura.